fa, che è una riunione un po' che definisco fragile, e ho un senso sereno. C'è stato di tutto questo triennio: emergenze ambientali, sanitarie, sociali, no, oggi direi quasi tutto il Trentino, e sono amministratori che hanno portato le loro esperienze e la loro anche capacità di visione. Nonostante la chiusura o l'attività ridotta delle sezioni, dentro questo dato complessivo dei materiali che abbiamo preparato per la vostra opinione, questi percorsi di sostenibilità, l'abbiamo chiamato, al libro unità del consenso, quanto piuttosto avere rispetto anche delle posizioni altrui, anche se magari non sono allineate. Per quel che riguarda... ed è la prima giunta a Trento che facciamo fuori dal comune, perché ne avevamo fatta una non proprio in comune, ma con la giunta comunale di Trento. Che in diversi ambiti delle competenze della nostra Chiara Sart, che è fatta di dono, e uso sempre le sue parole, un'attività, c'è anche il volontariato, tante sezioni sul territorio, chiamiamola boschiva, anzi sappiamo quanto voi avete lavorato e contribuito, che voi avete ben spiegato nella relazione che ha spiegato inizialmente. Ovviamente questo deve essere fatto con la sempre di più, il prossimo anno, anche in occasione dei festeggiamenti, credo che sarà anche quella l'occasione, il modo un po' per ricordare che abbiamo dimostrato reciprocamente di fronte a quella che era una manifestazione vostra, ma anche necessità nostre di confronto su temi importanti.